Buonasera, sono Vincenzo Fioretti, presidente dell'Associazione Culturale Pugliese di Saronno. Questa associazione nasce dalla volontà di aggregazione alla realtà saronnese da parte di alcuni amici pugliesi trapiantati qui a Saronno. Nell'ambito delle iniziative che svolgeremo nel corso di quest'anno, abbiamo già svolto un quadrangolare di calcio, una divertente commedia teatrale che ha riscosso parecchio successo, e questa sera presentiamo la figura di Monsignor Tonino Bello, vescovo di Molfetta. I relatori di stasera sono Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano, il professor Fulvio De Giorgi, storico e docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Don Fabio Verga, vescovo della Regina Pacis. Auguri, eh? Auguri. Buonasera. Buonasera a tutti. Prendo la parola innanzitutto per portare il saluto del sindaco del comune di Saronno, il dottor Luciano Porro, il quale mi ha incaricato appunto di salutare l'assemblea e di scusarlo perché questa sera è impegnato, diciamo, non è potuto essere presente. Detto questo, io vi ringrazio della partecipazione, tutti quanti, e diciamo che questa iniziativa è nata perché uno si chiede come mai un'associazione culturale tratta di una persona, di un vescovo, che tutto sommato un'associazione culturale è più mirata su altre finalità, altri obiettivi. Comunque io voglio dire che il nesso che collega l'attività associativa dell'Associazione Culturale Pugliese di Saronno con questo evento è determinato dalle finalità statutarie dell'associazione cui sono socio, e cioè non solo far conoscere alla comunità saronnese la cultura pugliese nelle sue molteplici tradizioni ed usanze, far apprezzare l'enogastronomia tipica, far ammirare i luoghi incantevoli della regione Puglia in cui passare le proprie vacanze, ma principalmente evidenziare il messaggio e l'opera culturale formativa svolta da persone che si sono distinte per il loro operato, e tra queste la persona che durante la sua vita terrena ha lasciato un segno indelebile nell'animo dei pugliesi, Don Tonino Bello, vescovo povero con i poveri, un figlio del profondo sud, un pugliese, un salentino che ha vissuto non solo per la propria terra natia, ma ha ampliato gli orizzonti del suo impegno sacerdotale, andando oltre, toccando ambiti civili e religiosi inaspettati, arricchendo tutti coloro che lo hanno ascoltato, che gli stavano intorno, in quanto si sentivano attratti e toccati nel profondo del cuore dal suo esempio. Un uomo semplice ed umile, ma concreto nelle sue azioni. Un uomo che rinuncia ai segni del potere e sceglie il potere dei segni. Una persona sempre limpida e coerente nelle sue scelte di uomo, di cristiano, di sacerdote, di vescovo, determinato nella sua fedeltà al Vangelo, che si dimostrò più forte delle lusinghe e delle pressioni di chi lo avrebbe voluto disciplinare. Dare una speranza, stimolare e ricercare certezze per un futuro migliore, crederci con tutta l'anima, non mollare mai, vivere l'imprevisto negativo come fosse uno stimolo per ricominciare. Essere vicino ai deboli, agli ultimi, ai diseredati, stare con loro,
condividere le loro ansie, le loro vicissitudini, dare conforto, relazionarsi, sviluppare come il dialogo, aprirsi con umiltà all'altro senza remore e pregiudizio alcuno, accogliere come fratello il diverso, parlare e alleviare le loro preoccupazioni, le loro difficoltà. E questo è il suo messaggio, ricco di contenuti che toccano ogni persona, alla quale scaturisce sempre l'obbligo di sviluppare e approfondire il dialogo e la conoscenza di temi importanti che coinvolgono sempre di più la nostra comunità. Valori fondanti della vita civile, sociale e religiosa, pilastri su cui si è retta in passato la nostra società e che per il futuro delle nuove generazioni, dei nostri figli e nipoti, non vanno dimenticati, sottovalutati o accantonati per interessi di parte o per il proprio tornaconto. Oggi la nostra comunità ha urgente bisogno di esempi concreti a cui fare riferimento per dare un senso alla propria esistenza, e credo che Don Tonino sia un esempio certo a cui fare riferimento. Ogni persona, e in particolare i giovani, devono sentirsi coinvolti in questo clima di partecipazione, di coinvolgimento, di impegno personale, e credo che i nostri relatori sapranno arricchire questo nostro incontro. Vi ringrazio tutti quanti. Grazie, anche perché ogni volta che sono invitato a Saronno mi fa piacere. Ecco, e quindi, però la figura di Don Tonino poi dice molto anche a noi, anche a me, in un contesto anche di vita ecclesiale, quella che stiamo vivendo, segnato profondamente anche dal vento straordinariamente capace di rinverdire speranze, di farle sorgere, di Papa Francesco. Don Tonino Bello moriva quasi 20 anni fa, il 20 aprile del 1993, ma le sue parole, i suoi scritti, io dico anche il suo instancabile servizio pastorale, è attuale oggi ancor più, ce ne rendiamo conto. Fu ordinato prete l'8 dicembre del 1957, fu educatore in seminario, direttore dell'ufficio pastorale diocesano di Ugento e parroco, per qui, a Tricase, sempre nell'Eccese. Dal 69 fu anche assistente dell'Azione Cattolica. Il 10 agosto 1982 fu nominato vescovo dalla diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, e il 30 settembre dello stesso anno vescovo dalla diocesi di Ruvo. Sin dagli esordi, il suo ministero episcopale fu caratterizzato, sembra, per questo è la contemporaneità, oggi siamo stati sorpresi, dalla rinuncia a quelli che considerava segni di potere. Per questa ragione si faceva chiamare semplicemente Don Tonino. E se gli diciamo Monsignore, viene qui ancora a dire smettetela. E da una costante attenzione agli ultimi. Promosse la costituzione forte di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò una comunità per la cura delle persone con problemi di tossicodipendenza, lasciò sempre aperti gli uffici dell'episcopio per chiunque volesse parlargli, spesso anche per i bisognosi che chiedevano di passarvi la notte. Per alcuni anni ha condiviso la sua abitazione con famiglie di sfrattati. Ha preso posizione a favore dei marocchini che abitavano nella città di Ruvo, li ha ospitati in alcuni appartamenti del Vescovado. Nella stessa città è sorta una comunità di accoglienza, la Casa, per i tossicodipendenti. Voi capite, quando dicevo la contemporaneità, credo che potremmo intravedere. Non a caso sotto lo stemma episcopale c'è un versetto del Salmo 34. Gli umili ascoltino e si rallegrino. E sempre, non a caso, veniva chiamato il vescovo della tenerezza. E qui ancora la contemporaneità, il legame profondo con Papa Francesco, credo che si avverta profondamente.
Ha scritto padre Sorge che si può applicare a lui il giudizio che Don Tonino stesso diede un giorno di un monsignore, il vescovo buono suo predecessore, monsignor Salvucci. La sua vita appare come un cumulo di frammenti poveri, quasi tasselli di un mosaico che la mano di Dio in parte scarta tra i rifiuti e in parte adopera per inserirli nel suo grande disegno. E concludeva citando Bonhoeffer: esistono frammenti che stanno bene solo nella spazzatura e frammenti invece la cui importanza dura secoli, perché il loro compimento può essere soltanto affare divino. Allora anche rileggere, io credo anche stasera che stiamo facendo insieme la vita di Don Tonino, ha a che fare con il mettere insieme i suoi frammenti. Sacerdote, vescovo, terziario francescano, pacifista, lo studioso mariano, il mistico, lo scrittore, il poeta, l'utopista, l'impegnato, l'eccentrico, potete metterci dentro tutto, ma gli scritti di Don Tonino palpitano ancora oggi. I suoi riferimenti spaziano, evidentemente citava molto, al di là di Monsignor Bruno Forte, padre David Turoldo, padre Balducci, fino a Carlo Maria Martini, che per noi è guida e riferimento. Una delle persone a lui vicino, che è ancora un anzianetto, Monsignor Bettazzi, che accompagnò le posizioni pacifiste, anche impegnative, in momenti duri, con cui recitò le litanie mariane poco prima della sua morte. Provo questa sera a riflettere su alcuni frammenti, su parti di senso tratti dai suoi scritti, che permettono così di rileggere i fondamenti del suo pensiero. Li cito nel senso che è stato anche per me un impegno molto forte di rileggere questo. Primo, il nuovo volto della Chiesa. È sicuramente uno dei concetti che traspare in ogni scritto lasciato da Don Tonino. Una Chiesa libera, che esce dal chiuso dei propri privilegi, per farsi presente e vicino ad ogni uomo. Lui parla della Chiesa del Grembiule. Una Chiesa libera, povera e serva. Don Tonino stesso ci dice con le sue parole come nacque in lui questa felice intuizione della Chiesa del Grembiule. Sono sue parole. L'altra sera raccontò ad Assisi nel 1989. Sono stato in San Giovanni in Laterano, c'era una grande veglia missionaria. Mi è venuto in mente di dire alcune cose sul servizio. Ho sfilato la mitto con le striscioline e ho detto: se lo rivoltiamo e ci stringiamo i fianchi, questo è un grembiule. Invece l'abbiamo messo attorno al collo, non ce l'abbiamo più intorno ai fianchi. Il grembiule lo abbiamo perso. Proprio così, a mitto da ammittere, che significa perdere. Lo abbiamo perso come grembiule e ce lo siamo messi al collo, ma questo è uno dei parametri simboli del nostro impegno. E poi lamenta: le nostre chiese purtroppo sono così, riscoprono la parola, celebrano liturgie splendide, quando si tratta di rimboccarsi le maniche, di cingerci le vesti, c'è sempre un asciugatoio che manca, una brocca che è vuota, un catino che non si trova. Credo che sia un richiamo molto forte a come vivere. Da questa intuizione ha preso corpo il volto evangelico della Chiesa del Grembiule, quel volto che è rimasto a lungo oscurato, che credo che Papa Francesco stia riconsegnandoci con grande attualità. Ha a che fare con un'idea di comunità, di Chiesa aperta, alla quale sono chiamati i cattolici, ma anche tutti gli uomini, credenti e non credenti di altre religioni. Il grande prete del dialogo, come dirò poi. Questa è la Chiesa del Grembiule. Don Tonino la definisce estroversa, non autoreferenziale, ripiegata su se stessi, non più chiusa nei panni ristretti del regime di cristianità. Se rileggiamo oggi l'Evangelii Gaudium troviamo davvero molte assonanze con questo. Si deve evitare, sono ancora, queste sono parole di Papa Francesco per vedere la contemporaneità, nell'Evangelii Gaudium dice: si deve evitare la malattia spirituale della Chiesa autoreferenziale. Quando lo diventa, la Chiesa si ammala. È vero che uscendo per strada, come accade a ogni uomo e ogni donna, possono capitare degli incidenti. Però se la Chiesa rimane chiusa in se stessa, autoreferenziale, invecchia. E tra una Chiesa accidentata che esce per strada e una Chiesa malata di autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la prima. Mi pare che sono parole del Papa che mettono dentro
un richiamo molto forte a questa immagine che lascio qui come prima, la chiesa del grembiule. Secondo messaggio che voglio dare, la chiesa come coscienza critica, libera dal potere temporale, la chiesa del grembiule può assolvere meglio la funzione di coscienza critica del mondo, può aprirsi con coraggio alle sfide della giustizia e della pace, della fame, dello sviluppo o sottosviluppo economico. Don Tonino si esprime così. Che cosa c'è di strano che un vescovo parli di giustizia, di non violenza attiva, di solidarietà con le vittime? Ma non è Gesù stesso la memoria eversiva della croce che ci chiama a destabilizzare le strutture di peccato di questo mondo? Una chiesa libera, sono sue parole, e sovversiva, coscienza critica del mondo. Anche qui c'è una contemporaneità straordinaria. Perciò egli invita i cristiani a fare altrettanto, ciascuno di noi. Diventate voi la coscienza critica del mondo, diventate sovversivi, sono sue parole. Non fidatevi dei cristiani autentici che non incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi, come San Francesco d'Assisi, che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava di partire. Il cristiano autentico è sempre un sovversivo. Queste parole sono state scritte nel 1993, quindi la contemporaneità la si coglie. Uno che va controcorrente non per posa, ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente. E verranno i tempi in cui non ci saranno più né spade né lance, né tornado né aviogetti, né missili né antimissili. Verranno quei tempi e non saremo più allucinati da questi spettacoli di morte. Ecco la sua contemporaneità. La chiesa del grembiule, insomma, è la chiesa sognata dal Concilio, libera da ogni strascico di potere temporale. Don Tonino chiede alla Vergine, alla madre della Chiesa, che questa libertà non venga più meno, quando per non dispiacere ai potenti o per paura di alienarci nei favori, pratichiamo sconti sul prezzo della verità, coprici il volto di rossore. Sono le preghiere che lui fa. E allora il terzo passaggio è il senso della povertà. Nel parlare di povertà, Don Tonino non era un teorico, ma un testimone. Era un prete del sud che la povertà l'aveva incontrata già nella sua infanzia e adolescenza. Fatta scelta condivisa dentro un percorso di giovane prete che entrava nelle case dei poveri, nelle masserie agricole della gente di Puglia. E poi da vescovo gli anfratti di casa del centro storico di Molfetta, da lui spesso visitati, i disoccupati, i derelitti che nessuno voleva, da lui accolti con gioia fino al segno di ospitare in casa sua, in episcopio, con coraggio, ma anche tra molte critiche, un grappolo di sfrattati. La povertà deve essere anche quella della Chiesa, quindi non la Chiesa che aiuta i poveri, è una Chiesa povera. La Chiesa del grembiule è povera e amante dei poveri. Non è una scelta demagogica o ideologica, come qualcuno rinfacciava Don Tonino, se andate negli scritti c'è anche qualcuno che lo critica fortemente, ma evangelica, scritta nel cuore stesso del Vangelo, che ritroviamo ora fortemente nelle parole di Papa Francesco. L'amore della Chiesa del grembiule per i poveri però va molto oltre il dovere della benevolenza e dell'elemosina. Esige che camminiamo con loro, che facciamo nostri i loro problemi, le loro angosce e le loro speranze. Non aiutare, ma condividere, camminare con. Scrive, sono sue parole, se invece serviamo i poveri, i quali non ci possono ricompensare, allora la testimonianza evangelica è senza ombre. Nel mondo veramente è apparso l'amore. I poveri, conclude Don Tonino, sono il luogo teologico dove Dio si manifesta, è il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci parla. E allora, in questa lettura, il quarto sollecitazione che mi è venuta, ripensando un po' alla figura di Don Tonino, che come capite è molto legata anche a, per certi versi, anche alla formazione mia, come lo studio alla formazione politica. Tuttavia, quello che colpisce in Don Tonino è che il suo amore alla povertà e la sua scelta preferenziale per i poveri non poggiano soltanto sul sentimento. Come nel suo stile concreto e pratico, egli è convinto, sono sue parole,
che conoscere i meccanismi perversi che generano le sofferenze è il primo atto di solidarietà con i poveri. Sono sue parole ancora: le improvvisazioni sentimentali non bastano, il volontarismo emotivo non è sufficiente, occorrono la competenza e lo studio. Si comprenderà allora che le cause di tante situazioni disumane non sono fatalità. Occorre convincersi che l'analisi strutturale delle situazioni di sofferenza e la ricerca sulle cause che lo producono sono divenute, oggi più che mai, il luogo teologico nuovo sul quale il Signore interpella la nostra Chiesa. Le nostre comunità cristiane devono promuovere una strategia nuova di coscientizzazione, di educazione alla giustizia e alla carità, di stimolo alla partecipazione. È necessario stimolare una formazione politica seria per il nostro popolo, senza la quale i poveri si trasformeranno, sono sue parole forti, in massa manovrabile da parte di coloro che hanno in mano le leve del potere economico, politico e culturale. Ecco, quando dico l'attualità, queste sono sue parole. Perciò Don Tonino chiede perdono delle omissioni, dei silenzi e delle complicità. È una sua preghiera. Signore, ti chiediamo perdono per la complicità di tanti peccaminosi silenzi. Ti chiediamo perdono per tutti i guasti dei nostri egoismi corporativi, per le sperequazioni economiche, per l'idolatria del profitto, per lo sterminio per fame tollerato se non provocato da noi ricchi ai danni di tutti i sud della terra, per la crescente produzione di armi e il loro commercio clandestino, per la militarizzazione del territorio e dello spazio, per le discriminazioni razziali e per la tragica esposizione debitoria dei poveri del terzo mondo, il business di certi ipocriti aiuti economici e l'imperialismo culturale veicolato dai mass media. Questo ancora una volta, gli anni sono 1998, e quindi perché oggi nel scenario anche della Crimea e altro ci rendiamo conto di quanta contemporaneità c'è. Vado veloce sugli altri punti. La visione di Maria, era un mariologo profondo, uno dei pensieri più innovativi di Don Tonino, ma anche tra l'altro uno dei più criticati dai suoi detrattori, è quello di rivolgersi alla Vergine come una donna vera. Infatti nel libro a lei dedicato, Maria, donna dei nostri giorni, scritto nel 1993, la chiama donna feriale, donna del piano superiore, donna del popolo, donna di frontiera, donna dei nostri giorni, sono sue parole. È uno stato di grazia in cui Maria viene vista come l'interlocutrice di tutti. L'idea di ricondurre la Madonna nei confini dell'esperienza terra-terra non è dissacratoria, ma un modo per poterla ammirare, sono sue parole, a capo scoperto. Immagina Maria come una donna innamorata e Maria, donna senza retorica, la paragona alle sue compaesane. Scrive, è come Antonella, la fidanzata di Beppe, entrambi senza lavoro, è come Angela, la parrucchiera, è come Rosanna, la suora stimmatina che aiuta i tossicodipendenti. In uno scritto le affida la Chiesa del Grembiule, chiedendole di liberare la Chiesa dal maschilismo imperante, per valorizzare la missione e il senso della femminilità. In questo mondo così piatto, sono sue parole, contrassegnato dall'intemperanza del raziocinio sull'intuizione, del calcolo sulla creatività, del potere sulla tenerezza, del vigore dei muscoli sulla morbida persuasione dello sguardo, è un poeta, Don Tonino. Tu, Vergine Maria, sei l'immagine non solo della donna nuova, ma della nuova umanità preservata dai miraggi delle false liberazioni. E allora l'altro passaggio è il dialogo, vado molto veloce, con tutte le altre religioni. È l'altro pezzetto. Indossare il grembiule vuol dire aprirsi al dialogo con tutte le altre confessioni cristiane e religiose. Ancora sua preghiera. Signore, donaci la gioia di capire che tu non parli solo dai microfoni delle nostre chiese, che nessuno può menar vanto di possederti e che se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, è anche vero che i tuoi gemiti si esprimono nelle lacrime dei maomettani, nelle verità dei buddisti, negli amori degli indù, nel sorriso degli idolatri, nelle parole buone dei pagani e nella rettitudine degli atei. Li ha messi proprio dentro tutti con la sua capacità. Monsignor Bello cita a questo proposito il suo riferimento
di Bonhoeffer, non sia lecito intonare il canto gregoriano finché c'è un solo ebreo votato allo sterminio. L'altro passaggio che lascio è il pacifismo, che certamente lì succede a Monsignor Bettazzi nel ruolo di guida della Pascristi, di Pascristi, oggi presidente Monsignor Giovanni Giudici, e quindi ha un'eredità, l'ho sentito prima di venire dicendogli guarda che c'è un passaggio. Il Movimento Cattolico per la Pace, e fece anche diversi duri interventi, quali contro il potenziamento dei poli militari di Crotone e Gioia del Colle, contro l'intervento bellico nella guerra del Golfo, quando manifestò un'opposizione così radicale da attirarsi l'accusa di istigare alla diserzione. Tutti si ricordano la marcia pacifica a Sarajevo, di cui egli è ispiratore e guida, sebbene già malato in quel momento. Rappresenta la sintesi della vita di Don Tonino. Sono in 500 a partire da Ancona il 7 dicembre 92, credenti e non di nazionalità diverse, uniti dall'unico desiderio di sperimentare, erano sue parole, un'altra ONU, e in queste ore, in questi giorni ci rendiamo conto di quanto è attuale, quella dei popoli della base. E lui fece questo discorso commovente ai 500 nel cinema di Sarajevo. Disse: vedete, noi siamo qui probabilmente allineati su questa grande idea, quella della non violenza attiva. Noi qui siamo venuti a portare un germe, un giorno fiorirà. Gli eserciti di domani saranno questi, uomini disarmati. Le sue parole sul senso della pace sono di un altissimo valore. La pace richiede lotta, sofferenza e tenacia. Ed allora vi lascio l'ultimo passaggio che mi sento di fare, si potrebbe andare avanti, ma capita, il senso dello stupore. Una delle cose che colpiscono di più leggendo gli scritti di Don Tonino è la sua capacità di provare entusiasmo, di essere stupito ancora dalle cose, con un cuore di bambino, generando un senso di meraviglia che si riperpetua in continuazione. Sono sue parole. Qualcuno ha scritto che la meraviglia è la base dell'adorazione, è proprio vero. Anzi, l'impietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanatore di un tempo o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore. E allora, chiudo, mi piacerebbe concludere con uno scritto di Don Tonino rivolto ai giovani, in occasione degli auguri per il nuovo anno, uno scritto che testimonia la sua passione, lo slancio, la capacità di infondere fiducia. Concludo con questo. Voi cambierete il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita. Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi malinconici ai diari. Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni. Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi. Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori. Bruciate, perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni divampati nella vostra giovinezza. Incendiate, non immalinconitevi, perché se voi non avete fiducia, gli adulti che vi vedono saranno più infelici di voi. Coltivate le amicizie, incontrate la gente. Voi crescete quanto più numerosi sono gli incontri con la gente, quanto più sono le persone a cui stringete la mano. Ringraziamo Don Virginio, poi alla fine abbiamo delle domande, delle riflessioni. Adesso Fulvio, il quale ha anche conosciuto direttamente, ha forse anche collaborato, parlato direttamente con Don Tonino, quindi testimonianza anche di un'amicizia. Stai in piedi, non uso questo. Parlo in piedi sia perché sono della vecchia scuola che abituato a parlare in piedi, e poi perché sono molto più basso di Don Virginio, se rimango seduto non ci vediamo. Vorrei partire dai primi versetti del Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore
esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Ho scelto questo brano perché, come ha già ricordato Don Virginio, da questo salmo e da questo brano Don Tonino Bello ha tratto il suo motto episcopale: ascoltino gli umili e si rallegrino. E poi perché in questo brano si dice: io mi glorio nel Signore, guardate a Lui, al Signore, e sarete raggianti. Perché noi certo parliamo di Don Tonino, ma Don Tonino per tutta la vita ha indicato il Signore, e sarebbe stupido guardare il suo dito e non guardare quello che Lui ci indica, cioè il Signore. Quindi parlare di Lui, ma anche farlo parlare per quello che Lui voleva trasmettere e indicare. Come dice il Salmo, io mi glorio nel Signore, guardate a Lui e sarete raggianti. Parlare di Don Tonino, appunto, come diceva prima Don Fabio, io ho conosciuto Don Tonino, anche se in realtà eravamo, diciamo, su due dimensioni che di per sé non portavano a incontrarci. Lui di Alessano, che è un piccolo centro nel capo, nel Tacco, nell'estremità della Puglia, e io di Lecce città. Lui della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, io della diocesi di Lecce. Lui prete, io laico, 20 anni di differenza. Eppure siamo, diciamo, direi così, siamo spiritualmente parenti. Perché? Perché non è stato ricordato nell'attenta biografia sintetica che ha fatto Don Virginio, ma una svolta nella vita di Don Tonino è avvenuta quando nel 1974 arrivò nella sua diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca il vescovo Michele Mincuzzi, un vescovo che non è molto noto, che oggi, come dire, non dice nulla, se io cito questo nome, forse anche ai pugliesi qui presenti, ma che è stata una grande figura, grande e carismatica figura di vescovo sociale, che ha fatto grandi battaglie per l'acqua, per i contadini, per gli emigranti del capo di Leuca, e che ha anche spinto Don Tonino a impegnarsi sul piano sociale. Don Tonino temeva un po' questa presenza della Chiesa nel sociale, la temeva perché pensava che potesse rischiare l'integralismo. Quindi per una idea di laicità diceva, ma insomma, forse sono i laici, non i preti, che devono essere in prima linea nella lotta sociale. E invece Monsignor Mincuzzi lo ha spinto, lo ha molto valorizzato, lo ha nominato parroco, prima a Ugento e poi a Tricase. Tricase è il centro più importante della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Lo ha proposto per l'episcopato. E nel 1982 Don Tonino Bello è diventato vescovo, consacrato appunto da Monsignor Mincuzzi, il quale però nel frattanto, già l'anno prima, nel 1981, era diventato vescovo di Lecce. E lì io appunto l'ho conosciuto, ho conosciuto Monsignor Mincuzzi, ho collaborato molto con Monsignor Mincuzzi, sono stato segretario del Consiglio Pastorale Diocesano di Lecce, e quindi, come Monsignor Mincuzzi è stato molto importante nella vita di Don Tonino, così è stato molto importante anche nella mia vita. Ecco perché dico che io e Don Tonino siamo spiritualmente parenti, diciamo figli spirituali di Monsignor Mincuzzi. Tra l'altro nel 1985, come è stato ricordato da Don Virginio, Don Tonino è diventato il presidente nazionale di Pax Christi, succedendo a Monsignor Bettazzi, e poco prima Monsignor Mincuzzi mi aveva affidato l'incarico di coordinare la pastorale della pace
per tutta la diocesi di Lecce. E quindi ci sono state molte occasioni di collaborazione con Don Tonino, adesso non è il caso qui di ricordarle, ma al di là delle tante occasioni di collaborazione, per noi era soprattutto un riferimento sicuro. La pastorale della pace non era facile, non è nemmeno oggi facile in realtà, in particolare nel Salento c'erano tante resistenze, ma ecco, Don Tonino Bello rappresentava il riferimento sicuro. Nel rapporto personale era una persona semplice, diretta, che metteva a proprio agio alla mano, molto, molto dolce. Una personalità viva, vivace, allegra, ma con negli occhi, direi, la profondità della sofferenza popolare. Ecco, mi sono chiesto, quando Antonio mi ha sollecitato a intervenire, mi sono chiesto che senso ha parlare di Don Tonino oggi. Certo, c'è l'Associazione dei Pugliesi, è, come dire, un grande pugliese del passato, una vecchia gloria, ma non è questo il senso per cui ne parliamo, altrimenti, come dire, la mia sarebbe la voce di un reduce. Ecco, non, certamente non è il ruolo che voglio interpretare e non è quello che il senso di un ricordo di Don Tonino. Come ha già detto, e sono d'accordo con lui, Don Virginio Colmegna, c'è una grande attualità del progetto pastorale di Don Tonino Bello, attualità che emerge oggi con il pontificato di Papa Francesco. Progetto pastorale che in realtà non fu solo di Don Tonino Bello. Don Tonino Bello non è il fiore nel deserto, è, diciamo, la punta di un iceberg, che è quello di tanta parte della Chiesa meridionale in quel momento. Il progetto pastorale di Don Tonino era lo stesso, con variazioni di sensibilità personale, di quello di tanti altri vescovi meridionali di quegli anni. Ho già ricordato Monsignor Mincuzzi di Lecce, ma posso ricordare Monsignor Todisco di Brindisi, Balestrero e poi Magrassi a Bari, Vairo a Potenza, il Cardinale Pappalardo a Palermo, Monsignor Picchinenna a Catania. Era quello, è stato un momento molto felice della Chiesa meridionale, che giunse a formulare un progetto pastorale, a individuare le linee di un proprio progetto pastorale, ma che giunse mentre la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, stava prendendo un'altra strada. E così questa fioritura fu bloccata da una gelata. E oggi il disgelo fa riprendere la fioritura. Qual era questo progetto pastorale? Era un progetto che nasceva da un'analisi della situazione storica, italiana e meridionale, ma in un contesto più vasto, il contesto ormai della fine della Guerra Fredda, della fine di quello che è stato chiamato il secolo breve dei totalitarismi. Nell'89 c'era stato l'abbattimento del muro di Berlino. E quindi nasceva da una lettura della realtà storica, di quella realtà storica che in quegli anni prendeva l'abbrivio e che giunge fino a noi. E per far capire quello, per spiegarmi quello che intendo, faccio riferimento a un seminario di studio organizzato non da Don Tonino, in questo caso lui non c'entrava, dalla diocesi di Benevento. Nel 1990, dopo il documento dei vescovi italiani sul Mezzogiorno, un seminario del 1990, giusto appunto l'anno dopo l'89, l'abbattimento del muro di Berlino, una lettura di cosa stava accadendo, una lettura meridionale che portava appunto, come dire, in cui si esprimeva quella ricchezza di quel momento della Chiesa meridionale. In questo seminario, tra l'altro, si individuò un duplice rischio. Siamo nel 90. Vi leggo questo passaggio. C'è un duplice rischio. Da una parte, una forma di etnicismo
di nativismo che noi vediamo rifiorire nelle varie leghe lombarde, venete, piemontesi, fino a punte di razzismo. La riscoperta delle proprie radici porta a una chiusura verso gli altri. E dall'altra il fenomeno opposto, quello di adeguarsi e abbracciare il moderno in versione berlusconiana. Qui si parlava, non c'era la politica ancora, non c'era, qui si parlava delle televisioni evidentemente, in versione berlusconiana, dimenticando tutta l'elaborazione storico-culturale che ci deriva dalla nostra particolarità. Cioè i due rischi che venivano individuati erano quelli dell'egoismo identitario e xenofobo e quello dell'appiattimento, potremmo dire, televisivo, commerciale, pubblicitario. Insomma, la subcultura delle tre S, soldi, sesso, successo. Da questa analisi partiva un modello pastorale che voleva contrastare questi processi. Ma in realtà quello che è prevalso nella Chiesa italiana non è stato questo modello della Chiesa meridionale, ma una risposta identitaria cattolica che ha cercato un compromesso politico-civile con quei due pericoli che prima indicavo. Una risposta in termini di forza sociale, dove gli indicatori importanti erano quanti firmavano per l'8 per mille. Una risposta in termini di egemonia culturale, di progetto culturale. Una risposta in termini di polemica non negoziabile. Una risposta di visibilità di raduni di massa. Questa risposta non ha prodotto molto, anzi potremmo dire che ha portato a un vicolo cieco sul piano pastorale. La proposta della Chiesa meridionale era diversa e la possiamo sintetizzare con un brano di Don Tonino Bello del 1985 in relazione al convegno della Chiesa italiana di Loreto. Una Chiesa, allora pensate a quello che invece dicevo prima, quello che poi è stato l'effettivo cammino prevalente della Chiesa italiana, che è stato tutt'altro da quello che ora vi leggo. Una Chiesa povera, semplice, mite, che sperimenta, attenzione perché non è lo slogan, è qui il punto, che sperimenta il travaglio umanissimo della perplessità, che condivide con i comuni mortali la più lancinante delle loro sofferenze, quella della insicurezza. Una Chiesa si cura solo del suo Signore e per il resto debole, ma non per tattica, bensì per programma, per scelta, per vocazione. Non una Chiesa arrogante che ricompatta la gente, che vuole rivincite, che attende il turno per le sue rivalse temporali, che fa ostentazioni muscolari col cipiglio dei culturisti, ma una Chiesa disarmata, che si fa compagna nel mondo, che mangia il pane amaro del mondo, che nella piazza del mondo non chiede spazi propri per potersi collocare, non chiede aree per la sua visibilità compatta e minacciosa, così come avviene per i tifosi di calcio quando vanno in trasferta a cui la città ospitante riserva un ampio settore dello stadio. Una Chiesa che, pur cosciente di essere il sale della terra, non pretende una grande saliera per le sue concentrazioni o per l'esibizione delle sue raffinatezze, ma una Chiesa che condivide la storia del mondo, che sa condividere, che sa convivere con la complessità, che lava i piedi al mondo senza chiedergli nulla in contraccambio, neppure il prezzo di credere in Dio,
o il pedaggio di andare alla messa la domenica, o la quota da pagare senza sconti e senza rateazioni di una vita morale meno indegna e più in linea col Vangelo. Insomma, un progetto che guardava all'essenziale del Vangelo, al massiccio della fede, per riprendere un'espressione della grande tradizione millenaria cristiana, della spiritualità cristiana. Una pastorale, potremmo dire, dal punto di vista del Sud, ma il Sud inteso sì geograficamente, ma soprattutto come categoria socio-esistenziale, come periferia, come dice oggi Papa Francesco, le periferie della storia. C'è un Sud d'Italia, sì, ma c'è un Sud del mondo, e c'è un Sud anche di Saronno. C'è sempre un Sud in una situazione, perché noi parliamo dei poveri, Don Tonino parlava dei poveri, ma parlava, per far capire, parlava meglio degli ultimi, perché c'è sempre qualcuno che è ultimo. Diceva, il Sud d'Italia, che simbolizza tutti i sud della terra, che da secoli, dove da secoli l'ingiustizia ha collocato il suo domicilio, dove lo sfruttamento ha avuto da sempre diritto di cittadinanza, dove oppressioni sotterranee e manifeste da tempi remoti si sono insediate a piede libero. Soprattutto, ricordava, nella Chiesa del Sud si notano i segni della primavera. È una Chiesa che, pentita dei troppo prudenti silenzi, passa il guado, si schiera, si colloca dall'altra parte del potere, rischia la pelle, e forse non è lontano il tempo in cui sperimenterà il martirio. Questo brano fa accapponare la pelle, fa venire la pelle d'oca. È un brano del 92, scritto che si intitola La profezia oltre la mafia. E nel 92, come avete sentito, Don Tonino diceva, e forse non è lontano il tempo in cui la Chiesa meridionale sperimenterà il martirio. Siamo nel 92, nel 93 fu ucciso Don Pino Puglisi e nel 94 Don Peppino Diana. Certo, sono d'accordo con voi, me ne rendo conto, leggere questi brani può dare un senso di retorica, i soliti meridionali, enfatici e retorici, ma la Chiesa meridionale l'ha testimoniato col sangue. C'è stata una testimonianza di vita che rende tutto quello che ho letto non letteratura, ma autenticità evangelica, perché non ha reso vana la croce. Io mi fermerei qui. Mi piaceva riflettere ancora sul progetto pastorale diocesano molto ampio di Don Tonino Bello, ma i brani che avevo selezionato sono gli stessi che ha già citato Don Virginio, quindi è ripetita Juvent, ma in questo caso no, e allora mi limito a ricordare il titolo di questo suo progetto pastorale, perché in tre passaggi dà l'idea di una linea semplice, ma essenziale e, come vi dicevo, oggi attualissima. Il titolo del progetto pastorale dell'84 è questo. Insieme, insieme alla sequela di Cristo, il crocifisso risorto, alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi.